come promesso, arriva subito dopo la recensione del Nomen Omen 2 un'altra recensione dedicata sempre all'universo di Nomen Omen. Questa volta abbandoniamo i fumetti e prendiamo il libro The Fall. Cos'è The Fall? Allora, alla fine del primo volume di Nomen Omen abbiamo visto Becky cadere da un palazzo e qui è riemersa dal palazzo, cioè risalita, ha fatto un casino, un botto di macerie, un botto di combattimenti, sangue, gambe mozzate, braccia mozzate, cose che volano, insomma, un classico, no? Ma cosa è successo durante questa caduta? E cosa rappresenta, cioè cosa sono tutti i personaggi di contorno della storia? Perché sono lì? Quali sono i loro segreti? E perché vogliono aiutare Becky oppure distruggerla? Per quale motivo? E a questo punto arriva The Fall, un libro scritto da Marco Bibucci e illustrato da Jacopo Camagni, ovviamente, in cui, diviso in 12 capitoli, in cui appunto le nostre risposte le nostre domande avranno una risposta. In particolare, ogni capitolo è nominato con il nome del personaggio al quale è dedicato, quindi Becky, Macbeth, Becky, Nev, eccetera, eccetera. E rappresenta quel momento cruciale della vita dei personaggi che li hanno portati lì. Il capitolo primario è dedicato appunto a Becky e alla sua consapevolezza, alla realizzazione di quello che è e di quello che potrebbe essere, delle sue potenzialità, delle sue debolezze, ecco. L'edizione pubblicata da Panini Comics dal costo di 19 euro ha la classica copertina, come non proprio classico come i fumetti, purtroppo i fumetti hanno una copertina patinata che è veramente fantastica, mentre questa copertina qua è abbastanza classica, con alcuni, con una parte luminosa, cioè luminosa, lucida, ma non credo che si veda, ma vabbè, pazienza. Comunque sia una bella edizione, devo essere sincero, bella edizione, soprattutto anche da tenere in libreria, perché fa la porca figura insieme ai fumetti. Scritta, ecco qua, parliamo di scrittura piuttosto, perché si tratta comunque di un libro e non di un fumetto. Allora, Marco Bibucci è un bravo narratore, iniziamo da qui. È un bravo narratore, riesce a narrare, a raccontare delle storie interessanti in modo poetico. Il problema è che non è un libro adatto a tutti, cioè anche coloro che, anche se avete amato questi due fumetti, non è detto che possiate apprezzare The Fall, perché lo stile di scrittura è piuttosto onirico, particolare. Ci sono delle tipicità, quelle del fantasy, come delle ecco, qua si vede bene il riflesso lucido. Ci sono delle tipiche descrizioni molto elaborate del fantasy, anche molto lunghe, cioè devo essere sincero, molto lunghe. Sarà che mi sono abituato a leggere un altro tipo di narrazione negli ultimi anni, quindi ho trovato alcune descrizioni piuttosto lunghe, e per arrivare al punto della situazione, al sunto, bisogna scavare. Questo però appunto non è un difetto, è semplicemente un metodo di scrittura. Un metodo di scrittura abbastanza lentuccio, però ragazzi, c'è gente che si legge Martin con le sue cronache del ghiaccio e del fuoco, e quindi insomma, cioè, questo è una passeggiata in confronto, anche molto più piacevole.
E niente, quindi appunto vi consiglio di leggerlo, ma solo se volete approfondire in modo molto 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 minuzioso l'universo di Nomen Omen, se volete sapere tutte le particolarità dei personaggi, della loro psicologia, del loro modo di fare e del perché sono lì, perché è importante, allora leggetela. Intanto in calcio potete, sì, in descrizione potete sempre trovare la recensione scritta. Hasta la vista.